Buongiorno a tutti amici ed amiche di Speedy News, ben trovati e ben ritrovati, soprattutto dopo qualche giorno di mia assenza. A tutti voi che ci seguite, che mi seguite con affetto e con una certa costanza giorno dopo giorno, grazie a tutti. Mi raccomando, seguitemi in questo video perché vi parlerò di un qualcosa, di un fenomeno che riguarda il reddito di cittadinanza molto molto interessante. Cosa sta succedendo? Domande in calo, boom di rinunce. Vediamo bene insieme cosa sta succedendo. Quindi mi raccomando, seguitemi fino alla fine, ma prima non dimenticate di iscrivervi al canale qualora non lo abbiate ancora fatto, qualora per la prima volta state guardando un mio video e soprattutto abbonatevi e iscrivetevi con campanellina e poi tanti like. Quindi, reddito di cittadinanza, domande in calo e boom di rinunce al sussidio. Ma cosa sta succedendo? Il reddito di cittadinanza si sta autoeliminando? È un fattore sicuramente molto strano perché sappiamo quanta necessità sia stata evidenziata in termini di permanenza di questo sussidio, di quante siano le situazioni in cui ci si sta in qualche modo ribellando a quella che è la riforma di questo sussidio che ha dato respiro a tantissime famiglie dal 2019 ad oggi e soprattutto durante il periodo più caldo della pandemia. Quindi è un fattore strano questo del calo delle domande e anche delle rinunce al sussidio, ma è evidenziato da INPS e quindi di fatto è un dato reale. Sappiamo che il reddito di cittadinanza verrà sostituito da una nuova misura da parte del governo Meloni, di cui ad oggi sappiamo molto poco. Però intanto la stretta sul reddito di cittadinanza ha cominciato a generare i suoi frutti e ci sono circa 200.000 nuclei familiari che non percepiscono più il sussidio. Non solo le richieste sono in calo, ma sono sempre di più anche coloro che rinunciano al sussidio. E ci domandiamo, perché questo non viene evidenziato, se ci sia una correlazione al fatto che ad oggi, dopo la riforma del nuovo governo, già con il rifiuto della prima offerta di lavoro si decade dal diritto di percepire il sussidio, perché magari o lo si accetta. Magari prima non lo si faceva, visto che si avevano più opportunità di rifiutare, diciamo, non era alla prima offerta, decadevi dal diritto. Inizialmente erano tre, poi si è passati a due, oggi siamo ad un'offerta secca. Se la rifiuti, perdi il sussidio. Quindi ci auguriamo che queste diminuzioni siano in buona parte legate a delle offerte di lavoro che siano state accettate in previsione del fatto che il reddito di cittadinanza per moltissimi già a partire dal 1 agosto non esisterà più. Ma ci auguriamo che queste offerte di lavoro siano delle offerte di lavoro tra virgolette dignitose e soprattutto che ci sia effettivamente questa offerta di lavoro, altrimenti non vedo altre ragioni per cui un percettore debba rinunciare al reddito di cittadinanza. Sicuramente stanno pesando molto anche i controlli che si sono intensificati moltissimo e che hanno portato anche a tantissimi ritardi in questi ultimi mesi nei pagamenti, lo abbiamo visto. Sta di fatto che a dicembre 2022, secondo quanto dichiara l'INPS, il numero di percettori del reddito di cittadinanza totale è di 1.045.000 famiglie, mentre a dicembre 2021, quindi facendo una comparazione anno su anno, avevamo 1.200.000 famiglie.
Sicuramente hanno esercitato un ruolo importante anche i controlli, il rafforzamento dei controlli, ma questo non può che beneficiare a chi lo percepisce con diritto, perché andando a rimuovere le percezioni indebite si toglie anche un po' di tutto questo clamore su questo sussidio e sul fatto che moltissimi lo abbiano percepito indebitamente. Ma il problema non è il sussidio, il problema erano i mancati controlli e il fatto che persone non aventi diritto lo percepissero comunque. Quindi, secondo i dati IMSS, sono decadute ben 286.000 richieste dall'inizio del 2022 e ci sono state 72.000 revoche. La Campania, la Sicilia, il Lazio e la Lombardia restano le regioni con il più alto numero di percettori del reddito di cittadinanza e anche di richieste. Però anche a livello regionale si nota, un calo. Infatti in Lombardia si è passati da 139.000 famiglie a 115.000 famiglie che hanno ricevuto almeno una mensilità nel 2022 e nel Lazio ci sono almeno 20.000 persone in meno. Soltanto la Sicilia registra un aumento, quindi questo ci fa sicuramente riflettere. Intanto l'ANPAL, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive al Lavoro, appunto evidenzia che a giugno 2022 su 980.000 beneficiari soltanto 280.000 sono stati indirizzati ai centri per l'impiego, e qui c'è il grosso nodo, il grosso problema. Quindi vuol dire che ce n'erano tantissime, almeno 660.000, che percepivano il sussidio senza essere assolutamente minimamente indirizzate verso la possibilità di trovare un nuovo impiego. Sembra che questo vento, se così vogliamo dire, stia cambiando e ci auguriamo, però ripeto sempre, che a fronte ci sia un qualcosa di strutturato che permetta veramente alle persone di rinunciare al sussidio in cambio di un lavoro. Quindi per oggi è tutto, se avete apprezzato i contenuti del video mi raccomando non tardate ad iscrivervi con la campanella, a lasciarmi dei like, ad abbonarvi, e io vi aspetto qui molto presto con il prossimo video. Arrivederci a tutti da Barbara qui su Speedy News.